Chi oggi, venuto da chissà dove, d'estate prende il sole a Capo Promontore, al vertice del triangolo istriano, e guarda il mare senza fine, non immagina che neanche 70 anni prima, dalla terra alle sue spalle, almeno metà della popolazione, quella italiana, ha dovuto prendere la via dell'esilio. Chi naviga fra i mille scogli della Dalmazia, dove tutto è azzurro e bianco, di solito non sa che l'isola Amena all'orizzonte, Arbe, ha ospitato durante la Seconda Guerra Mondiale un campo di concentramento in cui sono morti a frotte donne, vecchi e bambini. Sloveni e croati, deportati dalle loro case distrutte dalle truppe italiane di occupazione. Non sa nemmeno che l'altra roccia, un po' più là, l'isola Calva, Goli Otok, ha visto funzionare il più spaventoso dei campi di rieducazione inventati dallo stalinismo in versione titoista. Quasi tutto il vecchio continente in quei decenni, fra due guerre mondiali e una fredda, ebbe modo di sperimentare gli orrori della modernità al servizio dei progetti di conquista. Alcune parti d'Europa, come la Riviera Adriatica, ebbero però in sorte di provare in rapida successione alcune forme di dominio tra le più brutali fra quante popolarono il secolo breve. Fascismo, nazismo, comunismo. Questo racconto tenta di ricostruire una panoramica complessiva delle logiche di violenza che hanno avvelenato, non solo al confine orientale, l'intero Novecento.